facciamo la foto alla Dani Alves. Vai. Sì, sono con i colleghi qui che... Presidente, presidente, un attimo. Ok, ribalzo contro la... Quindi lo vedi, bravo! Vai! Questo lo finiamo qui per... Ci vede Pio! No! Presidente, la devo dare a questo carro. Avevo promesso la dichiarazione se mi lasciavate liberi, non mi avete lasciato libero e quindi... Cosa risponde? Renzi, cosa risponde a Berlusconi e Grillo? A che punto siete? C'è un accordo sulle riforme al Senato? Ma direi che siamo a un buon punto, mi pare che ci siano le condizioni per arrivare ad un accordo molto largo. Che mantenga fermi i paletti che abbiamo più volte rappresentato, cioè un Senato che non dà la fiducia, che si trasforma in Camera delle Autonomie, che non vede l'elezione diretta dei senatori. Mi pare che su queste condizioni si possa costruire un percorso condiviso. Gli scogli che sono ancora alla nostra attenzione possono essere superati. Mi pare che anche la riunione di questa mattina abbia confermato la volontà di andare speditamente verso l'adozione del testo base in commissione. Nell'intervento del Presidente del Consiglio ci sono stati dei punti nuovi per quanto riguarda, se ho capito bene, un ruolo più forte del Senato come controllo rispetto al titolo quinto, il che mi fa dire che forse non ostacolavamo le riforme, abbiamo posto dei problemi che avevano qualche fondamento. Questi comunque sono punti positivi, aspetti positivi che dobbiamo segnare. L'obiettivo politico è quello di portare il gruppo del Partito Democratico, i senatori del Partito Democratico uniti al voto sulle riforme. Di finirla in commissione entro il 25, certo, noi proviamo a finirla in commissione entro il 25. Proviamo a finire in commissione entro il 25 e lo potremo fare esclusivamente se il lavoro della commissione verrà tenuto al riparo da tensioni di natura elettoralistica. Io credo che le posizioni anche del collega Chiti sono rappresentate nelle ipotesi che si stanno facendo e quindi, come sapete, stiamo lavorando per riavvicinare. Faccio una battuta, il senatore, il collega Esposito ci ha regalato a Renzi questa spillina con il tacchini felici, saremmo felici, ecco, cerchiamo di fare sì che si possa fare presto questa riforma, vorremmo essere dei senatori che hanno costruito una pagina nuova. Tutto!